Habemus Papam, dopo 13 giorni di sede vacante e quasi un mese dalle dimissioni di Benedetto XVI al secolo Joseph Ratzinger, finalmente il Vaticano ha ritrovato un nuovo pontefice. Il conclave, il collegio dei 115 elettori provenienti da ogni parte del mondo, perché come sapete la Chiesa Cattolica è universale e sparsa in tutto il mondo, ha finalmente, se vogliamo usare un termine un po' colorito, partorito il nome del nuovo pontefice, che è un outsider totale, Jorge Maria Bergoglio. Prima mi stavo dimenticando il nome e poi ce l'avevo in testa e ce l'ho scritto dovunque, su qualunque pagina abbia aperto qui davanti. Un outsider, c'erano tanti altri nomi, ne parleremo in questa prima parte di puntata fino al quarto d'ora, poi cominceremo con la puntata normale, con la consueta scaletta. Jorge Maria Bergoglio, che ha scelto il nome di Francesco I, perché diciamo che da 1200 anni siamo abituati ai papi con l'ordinale dopo, e quindi non vedo perché questa tradizione millenaria non debba essere nuovamente rispettata. A commentare con me l'elezione del nuovo pontefice, un esperto vaticanista, il nostro caro carissimo Saro Zappalà. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti e benvenuto al nuovo Papa. Mi scuso con i nostri radioascoltatori per non esserci stato ieri, ma voglio dire, anche Fabrizio non c'è stato lunedì e nessuno ha detto niente. Ovviamente lui ha lottato con la diarrea, io no. Sì, io ho lottato con la diarrea. Allora, perché noi dobbiamo passare dal parlare dell'elezione del nuovo pontefice al parlare di come vado io di corpo? Io non ho capito. Cioè, qua ormai sta trasmissione, anche quando facciamo puntate serie, siamo ormai alla fiera del trash comune. Comunque, tornando a parlare di argomenti seri, nome nuovo che significa qualcosa di nuovo all'interno della Chiesa, perlomeno questo lascia presagire. Primo Papa sudamericano, però non primo Papa non europeo, perché già ci sono stati diversi papi. Pensiamo già a San Pietro, che era nato in Palestina, che tutto mi sembra tranne che l'Europa. Mi pare che fosse almeno dal primo millennio che non vi fosse più un papa non europeo. Comunque veramente remotissime le sue origini, anche se comunque come gran parte degli argentini ha qualche avo qui in Italia, precisamente nel piemontese. Anche tu, insomma, in qualche modo vedi quest'area di cambiamento nella scelta soprattutto di un nome nuovo, ma anche di una di un'esposizione molto molto semplice, molto molto più umana rispetto all'austerità. Comunque è sempre una questione di carattere, che dimostrò 8 anni fa il Papa Emerito Joseph Ratzinger. Guarda, questo Papa senz'altro ha una sua genuinità, una sua spontaneità. Io penso che farà strada questo Papa, penso che possa portare anche qualcosa di nuovo nella nostra Chiesa. Ovviamente non è che mi aspetto chissà cosa. Sì, infatti quello che è un po' critico da parte di alcuni è che magari molti si aspettavano un papa nuovo, un papa aperto, che so, anche alle unioni gay, all'aborto, al divorzio. Ma signori miei, onestamente, cioè, vogliamo capire che la Chiesa ha un certo modo di vedere e concepire il mondo? È ovvio che le idee che ha la Chiesa non possono mai essere quelle che... Ci scusiamo, ma non è il nostro Sao che si sta soffiando il naso e che purtroppo ha problemi con il microfono e lo sta spostando dove capita, tipo un'antenna, per vedere se prende. Ci scusiamo un po' per il disagio. Dicevo,
non si può pretendere che la Chiesa cambi completamente il suo modo di vedere sulle cose, giusto? Voglio dire, io proporrei al Papa di vedere fisico-chimica in tutta la sua integrità e di uccidere tutti quelli del Mange e dell'Aiert. Sì, magari lui lo potrebbe anche accettare, non lo condividerebbe, però diciamo che prenderebbe atto del modo di vedere e del modo di vivere di alcuni giovani vedendo fisico-chimica. E soprattutto mi verrebbe voglia di dimettersi. Sì, come ti sei già dimesso tu qualche tempo fa. E allora, tante comunque le reazioni del popolo di Facebook, innanzitutto che si è sbizzarrito sulla qualunque, oltre ovviamente a salutare l'elezione del nuovo pontefice, sono arrivate immagini un po' particolari, tipo quella di Sto Calcio, che la vado a vedere, e un fotomontaggio con la foto di Francesco Totti, Papa Francesco e Papone. Poi su Spotted Sapienza, che è una sorta di gossip girl della maggiore università di Roma, hanno scritto qualche ora fa, Piazza San Pietro, un attimo che lo ritrovo, scusate, ma il fatto è che mettono 2000 post ogni ora e quindi è difficile andare a ritrovare i post su questa pagina. Comunque, era una cosa bella, particolare, divertente. Niente, non la trovo più. Magari la ritrovo più tardi nella seconda parte. Ma era curiosa ed era divertente. Comunque, dato che su questa pagina molti invitano le persone avvistate a prendere un caffè, avevano invitato il nuovo pontefice a prendersi un caffè. Per via della sua parlantina interessante, il suo fare abbastanza umile, perché comunque questa è stata l'immagine che ha voluto dare il cardinal Bergoglio, ora Papa Francesco, nel suo primissimo discorso di insediamento. Sì, io purtroppo non ho visto l'insediamento, probabilmente perché io a quell'ora, sai, io non guardo la televisione come non la guardo tutti gli altri giorni. E comunque mi hanno fatto piacere le sue parole, visto che comunque le ho sentite dire anche da altri, e nella mia famiglia ha fatto una buona impressione. Beh, io guarda, neppure io l'ho seguito in diretta la fumata bianca che è venuta alle 19.04 perché era appena uscito dall'università e quindi però ho avuto la fortuna che l'onestissimo professore di giurisprudenza di diritto civile di questo pomeriggio ha deciso di finire alle 7, così io subito mi sono piantonato con RTL 102.5 nelle cuffie. E lì ho subito sentito la notizia, l'annuncio dell'elezione del nuovo pontefice. Avevo un paio di tweet da parte dei nostri amici Mister X e Mister Y che vanno un po' sul tra il serio e il faceto. Andiamo a vedere perché ci sono sia un po' di tweet sia un messaggio del nostro Mister Y del quale io non mi assumo alcuna responsabilità. Notizia del nostro Mister Y. Allora. Abbiamo il Papa, finalmente li ho convinti a votare per Jorge. Sono 2 settimane che lavoro in tutti i sensi, cardinali e collaboratori, per convincerli a votare sto Papa. Non ce la facevo più. Provate a starci voi chiusi per 2 giorni in una stanza con 115 uomini annealupati. Alla fine, invece di bruciarle, le schede gliele ho fatte fumare e così hanno eletto questo. Purtroppo qualcuno se n'è accorto, pensate che su Facebook il gruppo dedicato al tossico che ha annunciato il Papa ha già decine di migliaia di fan. Non mi assumo le responsabilità di quanto scritto dal nostro Mister Y, ci dissociamo, Saro? Ci dissociamo. Ecco, perché
Ecco, devo dare una notizia subito, è più importante di quella della soluzione del Papa. Allora, finalmente c'è una notizia bella bella che devo E dare. la Notizia possiamo non... dare nella seconda parte? No, No, la vado dobbiamo avanti. dare nella seconda parte perché non abbiamo messo la sigla. E Ok. allora mettiamo la sigla, facciamo tipo Marzullo che mette la sigla a metà puntata. Mettiamo la sigla, poi mettiamo anche un disco e chiudiamo questa prima parte. Ricordiamo la notizia del giorno, Habemus Papam, Cardinale Jorge Maria Bergoglio. Che si può anche, cioè, capite bene, la chiusura del cognome. Ora, pensandoci bene, che ha scelto il nome di Francesco I, ma dobbiamo andare con la nostra sigla. Σε στην νύχτα και δεν είσαι στο πλευρό μου. Όπου πάω, ό,τι κάνω, όσο γύρω και γυρνάω. Βλέπω εσένα και τα χάνω, σ' άλλη διάσταση περνάω. Difficile da dirsi, difficile da farsi. Mia cara, questo mondo va avanti a rotolarsi. Mia cara, un domani ritrovarsi. Sia nella tendo branda, la stereosfera è banda. E l'onda che ti manda, si prende che ben venga. C'è fumo nel mio bongo, c'è fumo nella panda. Che genio non si offenda, e apriti questa sonda per la gente ci si fionda, lo scrive sull'agenda, si stenda questa landa là dove c'è coerenza. Ti sentirai chiamare e saprai chi è, sarà l'ora di ritornare o di andare. Dirai basta, vuoi davvero sapere quanto passa, tra non vivere ancora e quanto. Stereosfera con Ti sentirai chiamare, ragazzi molto bravi questi, vengono da Gorizia, hanno vinto la nuova generazione di Music Summer 2012 la scorsa estate e sono arrivati anche al terzo posto nella classifica generale, quindi veramente dei bravi ragazzi che insomma vi faremo ascoltare qualche altra loro canzone all'interno del nostro show. Ma c'è il tema del nostro Mediasaro. So che Notizia, notizia, è anche un notizia. tema, perché lo possiamo anche sfruttare come tema. Ok. Se vuoi, ma Signore, mi è arrivato all'ultimo momento così a morte subitanea, è arrivato. ecco, e naturalmente, come tutte le tue notizie, necessita della consueta sigla. Sul Davide Maggio, i nomi si possono dire, sì. Sì. Una notizia che mi fa molto, 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 molto piacere. Penso che tu l'abbia letta e non mi abbia detto niente per cattiveria, perché tu mi vuoi male, ormai lo sanno tutti. Allora, finalmente, finalmente si è deliberato circa fisico-chimica, che l'AGCOM, per cui l'AGCOM si è già appellato, ovvero fisico-chimica può tornare in onda, quindi Carlo Freccero e tutti i fan della serie possono finalmente gaudere, gaudere, gaudere finalmente. Puoi ripetere un attimo che c'era il jingle? Perché tu proprio il tempismo non ce l'hai nel sangue. Allora, dico che la serie andrà in onda dall'inizio e proseguirà con le ultime due stagioni inedite. Ora, non ci resta che sapere da quando andrà in onda e a che ora, soprattutto, come penso sarà le ore 19.
love me. XOXO. Gossip Girl. Allora, Lucio Presta si è lamentato un po' su Twitter del fatto che sia stato tagliato uno spot di Roberto Benigni per mettere la pubblicità, i classici casi in cui l'emissione di una rete si imbriaca e l'alcol gira peggio che all'Oktoberfest. Ma c'è anche un'altra notizia, alcuni rumors vedono un braccio di ferro proprio tra Lucio Presta e la Rai. Pare infatti che i vertici di Viale Mazzini e la gente stiano discutendo sul contratto legato a Tutto Dante di Roberto Benigni, che prevedeva puntate da 85 minuti con un costo da 300.000 euro a puntata. Pare però che il materiale consegnato finora sia di 60 minuti, ragion per cui la Rai sta cercando di trattare sul prezzo, impresa comunque difficile per un osso duro come Presta. Poi. Allora, e ci dice anche il nostro Mister X che stanno trasmettendo una puntata tantan delle invasioni barbariche, qualche frammento probabilmente, del 20 aprile 2005, che è proprio due giorni dopo l'elezione di Joseph Ratzinger al ruolo di pontefice. Vabbè, se altre notizie il nostro caro carissimo Mister X, intanto leggo una cosa del nostro Saro e la leggo invece sua, perché ci sta ogni tanto che mi prende i suoi meriti. Allora, cosa dice il nostro panzone di Pedara? La serie tratta tematiche particolarmente sensibili, quali le relazioni... L'ha detto la G-com, non io. Lo specificavi alla fine. Quali le relazioni sentimentali e sessuali, la droga, i problemi alimentari, il rapporto genitori-figli, l'omosessualità, il bullismo e il razzismo. Pur rilevando le criticità intrinseche alle tematiche trattate, si osserva che le scene analizzate appaiono nel complesso giustificate dal plot narrativo e che le modalità di rappresentazione delle stesse risultano scevre dall'attenzione morbosa e dai particolari gratuiti. Questo riferito a Fisica o Chimica, la motivazione della G-com per cui la serie può ritornare ad essere trasmessa senza problemi da Rai 4. Ma altro disco, altra corsa, Only the Horses. Succede che qua ci sono Ashbaki, poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Succede che qua ci sono Ashbaki, poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Sisters con Only the Horses. Allora, caro Saro, tu volevi parlarmi un attimo delle fiction religiose, cosa di cui ne avevamo già parlato a suo tempo. Per quale motivo la ritiri fuori ora? Per la contingenza con l'elezione di Papa Francesco, giusto? Argomento, però volevo dire che comunque hanno fatto delle fiction su tutti i papi, papi o presunti tali comunque,
Quello che mi chiedo è che naturalmente non sarà ricordato mai Benedetto XVI, perché comunque durante la sua vita e durante il suo papato non è che abbia fatto grandi cose. Sì, diciamo che il Mentre papato, il pontificato di Benedetto XVI verrà ricordato più per i polveroni che si sono sollevati, che credo che nemmeno la chiesa del Medioevo ne avesse sollevati tanti in così poco tempo. E comunque, fin quando si tratta di piaceri della carne, penso che Dio sia contento di quelli più che di furti e mascheramenti della pedofilia vari. perfetto, poi la cosa che a me, diciamo, un po' ha urtato comunque è questo fatto delle dimissioni da vivo, cioè un papa che tale non si deve dimettere ma deve proseguire il suo papato BND. BND lo sai cosa Fino alla significa, fine dei suoi giorni. Esatto, vita natural ma durante. infatti tutti abbiamo ancora negli occhi le immagini di un papa che comunque penso che nella vita di credenti e non credenti rimarrà comunque una figura importante come Giovanni Paolo II, che nonostante la malattia portava comunque la croce durante la Via Crucis, l'ultimissima Via Crucis che celebrò nel 2005 o nel 2004. Mi pare nel 2004 perché non arrivò a Pasqua quell'anno, ma ho un po' di dubbio, oppure fece Pasqua però morì qualche giorno dopo, mi devo un attimo informare. Ma rimaniamo in tema di santi, mettiamo una canzone che voi vi chiedete dove l'abbia presa, questa è dall'archivio che solo io ho e questo lo voglio far sapere, San Martino, La nebbia e gli articolli, Fiorello. Notizia veloce del nostro Mister X, Berlusconi, io gli vorrò sempre bene, lo voterò sempre, anche se un giorno ammazza 122 persone. Il supporter del Cavaliere, Lino Banfi, che ai microfoni di Un Giorno da Pecora ha ribadito la sua devozione al coetaneo. I conduttori Sabelli Fioretti e Laureo gli hanno chiesto anche se avrebbe votato Renzi e Banfi ha risposto: forse sì, io voto l'uomo, non il partito, quindi se alle prossime elezioni si candidasse Renzi, lei lo voterebbe? È molto probabile perché è simpatico. Berlusconi, tutti dicono che Berlusconi si stancherà e non lo farà più, ha concluso l'attore su Radio 2. Allora, ci sarebbe il pensierino della buonanotte. Io vi voglio dire, il nostro Saro so che caldeggia molto questa cosa. Un giorno noi, io e Mister X, redigeremo un
reso conto di un pomeriggio del maggio 2011 da cui scaturirono tante cose. E dico solo questo, ne andrà della mia stessa vita quando metteremo in onda questo frammento di storia del personale che noi abbiamo già raccontato ai tempi Non sono un sognatore quando, per il quale io continuo a dissociarmi, lo sapete. Non ridere, Saro, non ridere, non fare il pensiero stupendo della buonanotte, che siamo in ritardo mostruoso stanotte. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Fino all'anno scorso credevo che farsi di talini fosse una cosa da maiale e mi veniva da vomitare al solo pensiero. Un giorno provai e l'avessi mai fatto. Ora è una cosa troppo importante, pensate che lo faccio tutti i giorni, anche quando ho i parenti a casa. Avevamo iniziato questa puntata in odore di santità, ma evidentemente non saremo mai santi abbastanza. Santi, santi. Ringrazio il nostro Mediasaro. Io ringrazio De Fabrizio e il pubblico che ci ha ascoltato. Arrivederci a domani. Ringrazio Mister X e Mister Y per la gentilissima collaborazione e ringrazio voi che ci avete seguito e noi vi diamo appuntamento a domani sera, sperando sempre che non debba raccontare cose per cui ne andrà la mia stessa vita. A domani, buonanotte. Se stimmate che